Stefano Pericciardi, organizzatore della manifestazione. Torno Chocolat, la manifestazione più golosa e attesa dai modenesi. Insomma, cosa possiamo trovare? Innanzitutto possiamo trovare oltre 100 stand con produttori di cioccolato provenienti un po' da tutto il territorio nazionale, e i distretti più rappresentativi del cioccolato, cioè Modica, Perugia e Torino, sono presenti in fiera. Ma la cosa bella di Chocolat è il ricco calendario di iniziative e di eventi collaterali che accompagnano la kermesse, quindi spettacoli di animazione e intrattenimenti, grandi nomi, testimonial, come ad esempio Marco Antoniazzi, Nicola Giotti, due maestri pasticceri accademici, e gli eventi un po' plus, quelli pensati per dare risalto mediatico. Il tema dell'edizione 2023 è la musica, e qual è il personaggio che poteva essere più celebrato in una manifestazione di questo tipo se non il grande Vasco Rossi. Vasco Rossi verrà omaggiato in questa manifestazione con almeno tre eventi importanti: una statua di cioccolato raffigurante il grande cantante, una maxi tavoletta di cioccolato in vetro resina lunga 2 metri e avente come base 1 metro, in cui nei 10 quadrotti saranno raffigurate alcune immagini riconducibili a canzoni del rocker modenese, e ancora uova di cioccolato che verranno aerografate da Nicola Giotti con canzoni di Vasco Rossi. Quindi il tema dell'edizione 2023 è la musica e il rock, e quindi diciamo che questa è una festa quasi interamente dedicata a lui. Grazie. Grazie a me, è una scommessa vinta. Oramai possiamo dirlo, perché tutte le successive edizioni si confermano come un grande successo, e per noi che siamo partiti da un piccolo evento in Piazza Grande su cui abbiamo puntato tanto, sta diventando veramente un fiore all'occhiello. Ecco, parliamo appunto dei numeri. Che numeri vi aspettate? Ah, perlomeno quelli dello scorso anno. Poi non voglio essere troppo fiducioso, perché tutti gli anni abbiamo sempre cresciuto un po', quindi non mettiamo il limite alla provvidenza, non mettiamo il limite nemmeno al tempo, però, perché ci aiuterà molto il tempo, il mettere il tempo. Cosa ha di speciale Chocolat? La città. Io credo che abbia la città, perché di festa del cioccolato si parla dappertutto. Modena è particolare. Modena riesce a dare quel qualcosa in più che altre feste non riescono a dare. Grazie. Senti, ti chiedo una cosa. Siamo alla presentazione in sala di rappresentanza a Modena. Sala di rappresentanza del municipio di Chocolat, Festival del Cioccolato. Quest'anno si tiene il 27, 28, 29 ottobre, quindi 3 giorni, dolcissime degustazioni, laboratori, cultura, spettacoli e animazioni. Avete sentito che quest'anno questa edizione sarà dedicata con tante iniziative a Vasco Rossi. L'ingresso ovviamente è libero, poi sul nostro portale troverete anche nei prossimi giorni il programma dettagliato della manifestazione. Facciamo vedere la locandina. Seconda fiera dedicata al cioccolato in Italia, importanza per il nostro territorio, perché non è cioccolato pasta, e noi tutti sappiamo quanto lo amiamo, ma è cioccolato di grande qualità, il cioccolato che fa bene, il cioccolato che è nel cioccolatiere, e il cioccolato che viene abbinato con i prodotti tipici del territorio, perché noi qua ci siamo inventati questo collegamento importantissimo, che viene sempre dentro i consorzi delle produzioni tipiche di OP, Giochi, IGP, e dei prodotti della tradizione sardina, della Camera di Commercio, quindi tutte quelle produzioni che in qualche modo rappresentano le nostre tradizioni, che vengono apprezzate moltissimo anche in chiave turistica, anche sulle tavole dei modenesi tutto l'anno, e che finalmente con il cioccolato sono una squisitezza pronta per deliziarci. Faccio una domanda culinaria: ci sono abbinamenti dolci, ma abbinamenti salati con il cioccolato?
ci sono ovviamente dolci entusiasmanti, come ad esempio quello con la zuppa inglese, ci sono cioccolatini a base di zuppa inglese veramente straordinari, oppure quelli con il nocino, ma quelli forse più particolari, anche più azzardati, con il parmigiano reggiano. E perché piace così tanto il cioccolato? L'ho chiesto anche prima, con il cioccolato, ci sono miti, leggende che parlano del cioccolato. Io personalmente ne sono un'appassionata, è un cibo tra l'altro molto interessante anche in chiave sportiva, perché è un elemento che in qualche modo esattamente utilizzato molto per gli sportivi, ma dagli appassionati, ma da tutti. In realtà, quando abbiamo bisogno di un po' di dolcezza, un po' di energia e carica, il cioccolato sicuramente è un'ottima risposta. L'importante è che si consumi il cioccolato di qualità, ancora meglio se prodotto dai maestri della messa cioccolatiera di Modena, ma in realtà qua a Modena viene cioccolato da tutta Italia. Guardate qui, potete sorridere un po' di più, grazie. Grazie. Quest'anno un premio anch'io. Dette tanti ospiti, noi seguiremo una parte di questa conferenza. Grazie di essere molto presenti alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione Chocolat giunta alla quinta edizione. Prima di dare la parola al padrone di casa, al sindaco Giancarlo Mazzarelli, farei vedere il video promozionale dell'edizione di quest'anno. Intanto, buongiorno, bentornati. Io saluto naturalmente tutti i vertici di CNA, grazie, perché se questo è possibile, perché loro hanno creduto dall'inizio a questa avventura. E naturalmente parto anche dalla presentazione del tavolo, c'è Marco Ricciardi, che è quello che tira le file di questa operazione. La Marisa, no? Tutti siamo chiamati la responsabile vera, perché è quella che prepara, che fa gustare le cose. Giuseppe Molinari, Claudio Medici e l'assessore Ferrari. Modena ritorna capitale del cioccolato artigianale nell'ultimo fine settimana di ottobre. Si riparte da due certezze. La prima, la bellezza del centro storico. E noi abbiamo messo a disposizione il centro storico, le piazze, il luogo del centro storico per questo evento. La seconda è per il successo che queste edizioni hanno ogni anno, che ha visto aumentare gli espositori, il 22 era un centinaio, gli eventi, qualcosa di straordinario. E
oltre 120-130.000 persone ipotizzate anche quest'anno, quindi un lavoro massiccio anche di pressione, di storico, di qualità, perché stiamo celebrando una delizia come il cioccolato e lo faremo alla nostra maniera, come si dice, no? Alla maniera modenese, valorizzando innanzitutto Modena. Vorrei ricordare che i primi di dicembre, stiamo aspettando la data certa, ma tra il 7 e il 14 uscirà anche il film di Enzo Ferrari. E quindi prepariamoci perché il mondo avrà delle zoomate sul Modena, quindi ci sarà un orgoglio modenese che dobbiamo sviluppare noi, ma soprattutto che dobbiamo sviluppare nel mondo. E poi soprattutto lo facciamo attraverso le classiche degustazioni, attraverso il mercato, la vendita dei tantissimi stand presenti negli incontri gastronomici e culturali. Lo dico perché anche sul cioccolato, come in ogni evento che facciamo nella nostra città, dobbiamo mettere la testa tenendo alto il livello culturale delle nostre azioni. Lo dico perché Bottura pochi giorni fa, premiato ancora da Gambero Rosso come numero uno in Italia, ha detto che è arrivato così in alto perché l'ingrediente più importante è la cultura. Lui ha tenuto un legame col territorio profondissimo, ha preso quei prodotti e li ha fatti diventare delle eccellenze. E noi facciamo la stessa cosa. Adesso facciamo diventare eccellenze la cioccolata, che è la base fondamentale, ma quando ci infiliamo la perlina con l'aceto balsamico può fare un'altra cosa. Perché? Perché è caratteristica di un territorio e quindi dopo ci occupi di tutte le altre cose, di libri, di giochi, di spettacoli. E la cosa bella è che è cresciuta ogni anno, è cresciuta anche nella consapevolezza che c'è l'attesa mentre all'inizio eravamo noi che spingevamo, adesso c'è l'attesa di avere ancora cioccolato e tutto il resto, ma quest'anno naturalmente potete bene immaginare come io sono felice, dopo Pavarotti, dopo tante cose, sapere che dentro qui c'è Vasco Rossi, per mille motivi, per me naturalmente, perché non solo perché abbiamo fatto la pazzia, due montanari che hanno fatto la pazzia nel 2017, ma perché ha ancora tanto da dire. Vedo che ogni volta che fa un evento è straordinario. Io non ci sarò più nel 2027, ma spero che nel 2027 qualcuno inventi un'altra pazienza. E quindi lo dico perché questo per me è importante, come per esempio aver coinvolto il gruppo Logran, anche da questo punto di vista. È molto importante dare il segnale che siamo una comunità che vuole godere delle bellezze. Tutte le bellezze, quelle del centro storico, quelle della nostra storia, quelle del godimento del cioccolato, ma anche le bellezze di come una società riesce a sviluppare attraverso il coinvolgimento dei giovani, che tutti riescono a dare, tutti i giovani riescono a dare qualcosa di bello. E anche i ragazzi non grandi a dare qualcosa di bello e di profondo, quindi credo che sia molto bello anche fare questo momento perché è importante. Sarà un periodo molto robusto perché la città sarà piena, ci sarà Ski Pass, ci saranno diverse iniziative, ce ne sarà alcune che dobbiamo governare, perché visto già che ho cercato di mettere le mani avanti per provare a chiedere intelligenza, equilibrio e buonsenso da parte di tutti, cosa complicata, ma bisogna provare per governare qualsiasi processo democratico e quindi il richiamo è ai cittadini, perché io penso che non c'è bisogno neanche di dire venite a cioccolato, basta dire che c'è e ci sarà cioccolato per avere il richiamo, perché adesso siamo già entrati in quel loop lì, quello che cioccolato è già una garanzia di richiamo di opportunità per la nostra città, è già un marchio della nostra città, quindi io sono molto felice. Cioccolato dalla prima edizione ha avuto il patrocinio del gruppo della Camera di Commercio di Modena,
c'è per esempio il tempo non so se è, quindi io volentieri cedo la parola al presidente della Camera, l'ingegner Giuseppe Bucco. Grazie, buongiorno a tutti. Beh, cinque anni fa, o meglio, cinque edizioni fa, perché poi ci sono state delle interruzioni col Covid, a essere sinceri, che si potesse promuovere e che avrebbe avuto un successo così largo un'iniziativa come Chocolat, forse non ci credeva neanche troppo CNA, non lo so, dopo di questo c'è sempre modo di parlare, nel senso che l'iniziativa bellissima, però in un territorio che già esprime così tante eccellenze, lo sappiamo, quando si va fuori non è che se uno dice Modena si dice cioccolata, si dicono altri prodotti. Quindi che cosa è successo? Che grazie alla capacità appunto degli organizzatori di CNA, di chi ha operato bene sul territorio, ma anche di tutte le istituzioni e di un territorio che è favorevole a fare sistema e a costruire su queste iniziative, Chocolat è diventata, io credo, una delle prime iniziative nel settore italiane. Quindi iniziative come numerosità dei partecipanti, come attrazione turistica. Noi in Camera di Commercio abbiamo avuto grandissima soddisfazione da questa operazione. È stato qualcosa che, come dicevo all'inizio, nessuno forse si aspettava in modo così compiuto. È la prova che su questo territorio possono avvenire cose straordinarie partendo dal nulla, partendo da poco, proprio perché c'è una capacità di costruire relazioni, progettualità, basandoci su un saper fare che ci è congeniale, che fa parte della natura nostra, di emiliani, del nostro territorio, in particolare di Modenese. Quindi, io faccio un grandissimo augurio perché anche questa edizione abbia un successo che supera ancora tutti gli altri, e il sostegno della Camera è chiaro che trova un riscontro sempre nella presenza territoriale, nello sviluppo del turismo, quindi c'è, e a queste condizioni ci sarà sempre. Grazie e complimenti. Progetto ovviamente nato nel 2018 grazie al CNA Modena, quindi io volentieri cedo la parola al presidente provinciale di CNA Modena dal 2018. Io vi voglio spoilerare una cosa, no, raccontarla, raccontare un aneddoto. Sei anni fa praticamente mi chiamò una signora da un paesino dell'Appennino dicendomi che aveva voglia di provare anche a Modena a fare un'iniziativa come si faceva in altre città importanti, perché Modena era un posto che si poteva anche provare a provarci. E così facemmo, signora Tonarelli, ci convinse che era il caso di provarci, e noi abbiamo passato qualche tempo a studiare la possibilità di fare evolvere quella manifestazione che già facevamo in Piazza Grande, che era molto piccola naturalmente, farla crescere di livello, e d'accordo con l'amministrazione comunale è nato così Chocolat. In quell'occasione avevamo, perché tutti gli astri devono sempre essere allineati, avevamo anche l'occasione di conoscere SGP e Pellicciardi, che senza il quale dobbiamo dire sarebbe molto più difficile fare tutto questo successo, ma tutti insieme ha combaciato, e alla fine Camera di Commercio, CNA, Comune, amministrazione comunale, Pellicciardi, la Tognarelli, tutti i cioccolatieri, alla fine abbiamo fatto questa roba. E è partita subito col botto, noi eravamo un po' timorosi, abbiamo fatto, era la prima volta che in centro si occupava così tanto spazio e si rischiava anche di creare un disagio, e invece è stata una cosa fantastica. Da allora è tutto andato liscio, tutto cresciuto, poi abbiamo avuto anche sempre un contratto che è stato rispettato con qualcuno in alto che si dà sempre del tempo, quindi alla fine diciamo che tutto funziona bene. Ora si tratta di continuare in questa tradizione. Io ho già avuto modo di dire in un'altra occasione che ci sono tanti posti in cui si fanno delle manifestazioni sul cioccolato, delle fiere del cioccolato, delle vendite. E se uno mi chiede come mai Modena, io dico perché è Modena. Cioè, voglio dire, credo che il cioccolato sia un'altra delle scuse che fanno in modo di far vedere che Modena è Modena.
e che noi riusciamo in qualche modo a fare cose eccellenti, qualunque cosa mettiamo mano a fare. E non so come sia, ma se pensiamo che abbiamo avuto manifestazioni enormi qua a Modena, enormi, su cui molti avrebbero scommesso che succedevano guai, problemi o difficoltà, invece tutto è sempre filato liscio. Speriamo che continui tutto così. Io credo che riusciamo come modenesi a creare sempre questo ambiente accogliente e disponibile che fa sì che la gente che viene qua alla fine si trovi bene. Forse la magia del cioccolato è bella, chi lo sa. È stata nominata una città lusingata in tanti modi. Abbiamo qua con la regina un po' di cioccolato, Marisa Tognarelli, e a lei cedo volentieri la parola, ricordando che parla sia in veste di rappresentante di CNA, ma soprattutto di ACAU, cioè Associazione Cioccolatieri Artigianali Italiani, che è partner di questa manifestazione. Io però non vi parlo di dati tecnici, a me non mi interessano. Io vi parlo un po' della mia storia. Quando nel 2000 mi saltò in mente di creare un evento a Sestola col cioccolato. Avevo un sacco di sponsor, ditte che credevano in me, aziende grosse che credevano in me. Mi davano cioccolato, mi davano supporti, soldi, di tutte le qualità. Presentai il progetto al mio comune a Sestola e fui bocciata. Fui bocciata e non ci fu verso di fare la festa del cioccolato. 2 anni dopo, io testata, tornai all'attacco. Ci fu un vice sindaco che era dalla mia parte e riuscì a creare l'evento. Certo che nessuno aveva le dimensioni di quell'evento, nessuno aveva idea di che cosa si andava a fare. Avevamo preparato il cioccolato, io avevo un bravissimo maestro che mi diceva fai, sì, avrò cioccolato fino a Natale, vabbè, faccio. E poi avevo comprato anche tanto cioccolato. Beh, il sabato sera non avevamo più un cioccolatino.